Si intitola Se non si fa seriamente prevenzione i cittadini si ammalano e muoiono di più, quindi un approccio assertivo che come ISDE Umbria io ho sviluppato perché a livello nazionale noi cerchiamo di adottare una strategia che ci permetta di essere efficaci nei siti di interesse nazionale, cioè in quei 44 territori in cui vivono circa 6 milioni di persone, in cui si registra un'esposizione involontaria importante a inquinanti ambientali che poi sono diffusi da molto tempo e quindi noi vediamo, abbiamo analizzato come ISDE il caso del SIN Terni Papigno, andando a vedere velocemente, vi riproporrò i risultati dello studio Sentieri, farò una sintesi di diversi studi anche di caratterizzazione ambientale, per andare a fare il punto su questa situazione strana in cui ci troviamo. Praticamente viviamo in territori in cui è noto che c'è inquinamento e in cui comincia a essere noto che ci sono dei danni, probabilmente anche da inquinamento. Adesso vedremo gli aspetti metodologici di questo studio Sentieri, che è uno studio di epidemiologia descrittiva, non è uno studio di epidemiologia inferenziale. Dice che c'è un eccesso di alcuni eventi, ma questi eventi non sono attribuibili in base allo studio a una delle fonti che sono state assegnate. E però l'epidemiologia e anche i dati ambientali ci dicono che qui circolano sostanze di cui è noto l'effetto negativo sulla salute. Quello che manca, su cui siamo indietro, è la prevenzione. Bisogna incominciare a fare prevenzione. Dobbiamo strutturarci in modo da ottenere risultati e per fare prevenzione ci vuole una programmazione seria. Quindi la parte, diciamo un po' così, di orientamento del nostro intervento come società scientifica è quella di chiedere che nel nuovo piano della prevenzione nazionale 2019-2023, e qui chiamiamo anche le forze del governo del cambiamento a dare prova di sé, noi vorremmo che si vada oltre quello che c'è scritto nel vecchio piano della prevenzione. Il vecchio piano della prevenzione parlava di sorveglianza e monitoraggio. Praticamente osserviamo se sui territori persone esposte a sostanze di cui è noto l'effetto si ammalano in modo statisticamente significativo, il che potrebbe essere poco etico dal mio punto di vista. Ma al di là di questo, noi vogliamo che il nuovo piano della prevenzione dica cosa devono fare i produttori di rischio, perché fino ad oggi hanno fatto qualcosa solo gli esposti. Qui a Terni abbiamo visto non coltivare l'orto, non fare l'allevamento degli animali, attento se vai a passeggiare in alcuni posti. Queste sono misure di spossessamento ulteriore degli esposti, perché si sottrae a loro il possesso su ambienti della città e possesso di energia. Noi vogliamo che incomincino a fare qualcosa anche i produttori di rischio. Però anche i produttori di rischio, parliamo di ThyssenKrupp. Cioè non è che tu puoi pensare che va là il rappresentante della ALS e negozia con ThyssenKrupp. Qui ci vogliono tavoli ben istruiti, ci vuole una presenza del governo, ci vuole la presenza di una forza che costringa il produttore di rischio ad abbassare l'emissione delle sostanze inquinanti. Questo è il senso generale. Adesso vediamo un po' l'approccio nostro di ISDE che ci caratterizza e quello che ci poniamo dal punto di vista degli esposti. Cioè non facciamo un'analisi tra virgolette neutra, non esiste una neutralità. Nel caso delle esposizioni ambientali ci sono i produttori di rischio e ci sono gli esposti. Gli esposti sono quelli che subiscono involontariamente sulla loro salute gli effetti degli inquinanti rilasciati dai produttori di rischio. Noi facciamo advocacy degli esposti, cioè cerchiamo di fare in modo che gli esposti, come dire, siano supportati e in qualche modo protetti in questa loro esposizione, che peraltro è involontaria, non gradita, non desiderata e deve finire quanto prima. Qui ci sono le fonti a cui mi sono rifatto per dare un giudizio sulla situazione, sostanzialmente per le valutazioni di epidemiologia inferenziale, cioè per dire se una sostanza fa male o no, abbiamo fatto riferimento al materiale IARC, per i giudizi sugli effetti epigenotossici c'è uno studio di SAU, fatto molto bene, sono circa 700 pagine di evidenze sugli effetti epigenotossici di diverse sostanze inquinanti. Per gli effetti di interferente endocrino abbiamo fatto riferimento alla pubblicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Stato delle conoscenze sugli interferenti endocrini.
Poi abbiamo avuto accesso, grazie a forze politiche locali che ringraziamo, a un'anticipazione dello studio Sentieri 5, che non è stato ancora pubblicato su epidemiologia e prevenzione e di cui attendiamo la pubblicazione, quindi siamo in grado, ecco, di anticiparvi e di fare un po' una sintesi su quello che emerge dai diversi studi. Non insisto sulla descrizione del sito perché è stata fatta abbondantemente dai colleghi che mi hanno preceduto. Ecco, qui vediamo in sintesi, allora, entriamo un po' sull'epidemiologia descrittiva. Mortalità degli uomini, qui possiamo mettere a confronto due studi sentieri, cioè i dati del 95-2002 con i dati del 2006-2013, perché la metodologia era la stessa, cioè erano degli indici, dei rapporti standardizzati di mortalità con intervalli di confidenza al 90%. Voi vedete che la colonna del 95-2002 è quasi tutta bianca. Io qui ho segnato in giallo diciamo le patologie per le quali si registra un rapporto standardizzato di mortalità che ha tutti e due gli intervalli fiduciari superiori a 100, perché questo significa che sicuramente siamo in presenza di un eccesso. E vedete come nel 96-2002 noi avevamo eccesso per i tumori maligni del rene e non altri specificati organi, mentre nel 2006-2013 noi abbiamo eccessi di mortalità per tutte le cause, per tutti i tumori, negli uomini per i tumori di trachea broncopolmone, il mesotelioma della pleura e poi i tumori maligni della vescica, le demenze, la malattia ipertensiva, la malattia dell'apparato digerente, genitorinario e ancora malattie glomerulari, malattie renali e così via. Queste cause di malattia che sono citate qui non sono prese a caso. L'Istituto Superiore di Sanità, quando ha individuato le cause di malattia in cui andare a cercare gli eccessi di eventi, lo ha fatto in base a un'analisi della letteratura, la famosa valutazione a priori. Cioè, comunque ci sono degli studi che indicano che gli inquinanti possono aumentare questo tipo di malattie. Poi vedremo che nel Ternano, per lo specifico dell'acciaieria, sono molto importanti le malattie respiratorie. Però ecco, negli uomini quindi, e adesso andrò più veloce perché poi questa parte un po' la conoscete, nel recentemente, 2006-2013, abbiamo eccessi di mortalità non drammatici, attenzione, stiamo parlando di un 6-7%, 10%, però significativi, che in termini di numeri, ecco, comunque dicono che ci può essere una differenza a circa 10%, siamo circa su 400-500 morti nel periodo. Quindi se vediamo nelle donne, ecco, senza fare il tuo discorso di prima, possiamo osservare che tra il 95-2002 e il 2006-2003 aumentano le cause per le quali c'è un eccesso di mortalità. È aumentata la mortalità per tutte le cause, anche nelle donne abbiamo trachea, tronchi e polmoni, abbiamo due cause, mammella e cervice uterina, in cui la mortalità è elevata, e sono cause sulle quali si interviene anche tramite la prevenzione secondaria, quindi andrebbe fatta anche una riflessione su questo aspetto, anche se oggi noi non ci occupiamo di questo. Ritornano anche nelle donne gli eccessi per le demenze, e poi vedete malattia ipertensiva, apparato digerente e così via. Se andiamo a vedere l'incidenza dei tumori, ecco, sull'incidenza dei tumori invece non possiamo fare un confronto prima-dopo, perché questa incidenza dei tumori, i dati del registro tumori li mette a disposizione in modo confrontabile solo per il periodo che abbiamo osservato, 2006-2013. Vedete che c'è un eccesso di incidenza, cioè sono i nuovi casi che si determinano, per tutti i tumori, per il colon retto, la pleura, la prostata, il sistema nervoso centrale, la tiroide, anche se sulla tiroide bisogna dire c'è molta sovradiagnosi, quindi bisogna stare attenti. E poi ci sono i tumori del sangue, i tumori maligni del tessuto linfatico, emopoietico, tessuti correlati, che ritorneranno nelle altre analisi, con eccessi importanti per la leucemia mieloide e la mieloblastica acuta. Questi sono casi incidenti che non necessariamente portano a mortalità. Nelle donne, ugualmente, l'incidenza è maggiore per tutti i tumori, per trachea, bronchi e polmone, maligno della mammella, cervice uterina, ecco anche qui due patologie che sono sottoposte a screening hanno un'incidenza maggiore, quindi in questo caso il dato significa che li trovano. Il problema è la mortalità, che invece vuol significa che li trovi ma non riesci a evitare che vadano a morte in modo statisticamente significativo. E ritorno anche qui le leucemie, vedete, malattie del sangue hanno un loro peso. Se vediamo le ospedalizzazioni, e qui abbiamo solo il dato 2006-2013, c'è un lungo elenco di malattie per le quali le ospedalizzazioni sono in eccesso
quando sono confrontate col resto della regione dell'Umbria, quindi si ricovera di più. Ora, il dato sull'ospedalizzazione in realtà a Terni è relativamente importante, perché a noi interessa sapere se i tumori, alcune malattie sono maggiori o altro, anche se poi l'ospedalizzazione mi permette di controllare anche le malattie non tumorali. Come ha detto il dottor Formica, noi dobbiamo un po' uscire da questo incubo del tumore. È vero che è una malattia che sembra un po' una predestinazione della morte, però non è solo il tumore che viene dato dall'inquinamento, anzi noi abbiamo in molti casi anche malattie che forse non passano nemmeno per l'ospedale, o passano nell'ospedale solo a seconda dell'orientamento dei clinici, che possono essere influenzate molto dall'inquinamento ambientale. Lo stesso problema lo abbiamo per le donne, un elenco molto nutrito di patologie in cui c'è un eccesso di ospedalizzazione. E qui ecco, facciamo una prima osservazione da epidemiologi. Allora, le misure di ospedalizzazione che hanno fatto i colleghi dell'Istituto Superiore di Sanità, per effetto di scelte metodologiche che sono esplicitate nelle pubblicazioni, sono mirate a produrre delle stime di prevalenza. Cioè la prevalenza, a differenza dell'incidenza, è tutto il numero di malati che c'è in un certo periodo di tempo, mentre l'incidenza è il numero dei nuovi malati. Quindi si è usata l'ospedalizzazione per misurare la prevalenza. Ora, in realtà però, se confrontiamo nel SIN di Terni Papigno i casi registrati per una sede importante, come i tumori di trachea, bronco e polmone, ecco, noi possiamo osservare che l'incidenza negli uomini nel 2006-2013 è pari a 481 casi. Aspettate, questa ancora, no? Questa. Ecco, qui sotto 481 casi negli uomini. Questi sono i casi, la incidenza, quindi nel periodo 2006-2013 abbiamo avuto 481 nuovi casi. La cosa interessante è che nello studio Sentieri 5 la prevalenza, cioè il numero di tutti i casi di tumore presenti, è nello stesso periodo temporale, 2006-2013, e la cosa che viene fuori è che noi però abbiamo 396 casi prevalenti. Questo è strano. Questo significa che l'incidenza, cioè il numero dei nuovi casi, è superiore alla prevalenza, che è il numero dei casi, che tutti i casi che ci vorrebbe, il che è impossibile, il che significa che la metodologia perde casi. Abbiamo quindi, attraverso l'uso della scheda di dimissione ospedaliera, registriamo solo l'83,2% dei casi incidenti. Che significa? Significa che quando poi vado a fare il rapporto standardizzato di mortalità, se non ho il registro tumori che mi dà il dato di incidenza, io mi perdo i casi e posso dire che qui il rapporto non viene statisticamente significativo, quindi ho un potenziale falso negativo. Attenzione, questo è particolarmente importante non per Terni, a Terni c'è il registro tumori, io me ne accorgo, il registro tumori è il vero. Sono fatte molte critiche dai colleghi, dicono no, i dati del registro tumori non si... però noi dobbiamo partire dall'assunzione che il registro tumori è una struttura seria e produce dati di incidenza che sono importanti. In questo caso in particolare ci permette di capire che i dati di prevalenza tirati fuori attraverso le ospedalizzazioni ce li perdiamo. La stessa cosa accade non solo per il tumore di trachea, bronchi e polmone per i maschi, ma avviene anche per altri tumori ad alta letalità, stomaco, fegato e pancreas. Uomini e donne hanno dei dati di incidenza che sono superiori alla prevalenza. Che significa? Significa che per i tumori ad alta mortalità qualcuno o non si ricovera nemmeno, o comunque ha un tumore che evolve così velocemente che nel periodo non viene catturato. Questo, adesso io non ve la faccio più lunga più di tanto perché per Terni è relativamente importante, ma noi dobbiamo sapere che su 44 siti di interesse nazionale italiano solo 22 hanno il registro dei tumori. Quindi se noi fossimo nel sito di Bussi sul Tirino, per dire, che non c'è il registro tumori, dove c'era gli scarichi della chimica della Montedison, io con me dati che vengono dallo studio Sentieri ho la mortalità e l'ospedalizzazione. Ma siccome l'ospedalizzazione può essere viziata da questi falsi negativi, da questi potenziali falsi negativi, posso anche fare confusione e dire che la situazione non è pericolosa quando in realtà lo è. Ecco, questo forse è un po' complesso il discorso del falso positivo e del falso negativo, però noi dobbiamo tenerlo presente. A Terni abbiamo il vantaggio di avere il registro tumori. E quindi, ecco, che cosa ci produce questo approfondimento? Ci produce questa prima evidenza, che il falso negativo è implausibile e
potrebbe anche significare poi che, per esempio, quel valore che ho misurato, se fossero calcolati effettivamente tutti i casi, sarebbe anche più alto. Cosa devo fare? Devo andare a raccogliere tutta l'informazione contenuta nella scheda di missione ospedaliera. Noi adesso, in base a queste osservazioni che io ho fatto sullo studio Sentieri a Terni, abbiamo attivato uno studio con l'ARPA delle Marche e l'ARS dell'Abruzzo e anche il Registro Tumori dell'Umbria per andare a misurare in quest'altri territori se facendo lo studio epidemiologico e utilizzando tutta l'informazione che c'è nella scheda di missione ospedaliera eliminiamo i falsi negativi. Poi c'è anche un discorso politico, perché quando l'Istituto Superiore di Sanità se ne è uscito dicendo ok, allora noi andiamo a raccogliere solo l'informazione della diagnosi principale, non raccogliamo le informazioni delle altre diagnosi, ha fatto una scelta che privilegia la riduzione dei falsi positivi. Ma in realtà tra produttori di rischio e tra esposti non c'è lo stesso interesse a ridurre i falsi positivi o a ridurre i falsi negativi. È chiaro che il produttore di rischio ha interesse a ridurre i falsi positivi, perché si dice che la fabbrica inquina quando non inquina. Ma dal punto di vista dell'esposto, la cosa più importante è ridurre i falsi negativi, cioè io non devo dire che la fabbrica non inquina quando in realtà inquina. Il fatto che si sia scelto di andare a fare questo calcolo è un elemento che ci siamo permessi di portare all'attenzione di Comba e che, su cui adesso faremo una polemica ovviamente scientifica, perché noi tuteliamo gli esposti e noi vogliamo che gli studi, soprattutto con lo studio Sentieri, a che serve? Serve a capire se su un territorio c'è un rischio, poi devi fare altri studi più specifici per capire dove viene, ma non possiamo accettare che sia viziato da una tendenza a produrre falsi negativi. Ecco, questo approfondimento epidemiologico, io mi scuso se è un po' astruso, lo volevo fare perché poi comunque quando si interviene bisogna sempre vedere, soprattutto quando si interviene con approcci cosiddetti scientifici, se l'approccio è conservativo per gli interessi del produttore di rischio o dell'esposto, perché non c'è una neutralità assoluta. E noi cerchiamo di fare in modo che l'approccio sia conservativo per gli interessi degli esposti, ma bisogna starci attenti e bisogna anche fare caso a aspetti delicati. Vado avanti in questa rassegna senza farvela lunga. Sapete che lo studio Sentieri ha analizzato anche la salute dei più giovani fino a 29 anni, qui emergono eccessi importanti con cluster di casi per quanto riguarda i tumori delle cellule germinali, i tumori embrionali, tutti i tumori maligni, i tumori maligni anche del sistema nervoso centrale, e quindi questo, per il discorso che faceva il dottor Formica, ci preoccupa perché significa che la salute dei più giovani non è sufficientemente tutelata. Se poi andiamo a vedere, sempre per lo studio Sentieri, qual era la causa che era associata fortemente alla situazione del Ternano e all'acciaieria, queste erano, sono le malattie respiratorie acute. Ora, si potrebbe discutere se un'acciaieria di tale potenza, di tale portata, provoca solo malattie respiratorie acute, però in questo caso noi possiamo vedere che le malattie respiratorie acute sono, diciamo un po' così, presentano un eccesso relativo, perché l'analisi della mortalità non indica eccessi, non trattandosi di tumori l'incidenza non dà indicazione, analisi dell'ospedalizzazione, prevalenza evidenzia sì che ci sono eccessi sia negli uomini che per le donne, mentre nella sezione giovanile abbiamo eccessi di malattie respiratorie ma non per l'asma, il che è strano perché con tutti i metalli pesanti che abbiamo qui in giro, essendo l'asma allergizzante, ci attenderemo qualcos'altro. Quindi in estrema sintesi, noi con questo studio Sentieri, anche con l'epidemiologia, tanto lontano non andiamo. Perché? Perché sì, ci sono eccessi della mortalità, maggiore incidenza di tutti i tumori, maggior rischio di ospedalizzazione, però dato che è uno studio descrittivo, noi non possiamo dire se dipende dall'acciaieria, dall'inceneritore, dal traffico, dal riscaldamento, ma può dipendere da tutti quanti e non ne veniamo fuori più di tanto. Allora, invece, noi diciamo che andiamo un po' a vedere che cosa si produce su questo territorio. Per esempio, il produttore di rischio, cioè l'acciaieria, dichiara nel registro europeo delle sostanze inquinanti e trasferite queste emissioni che voi potete vedere. Queste sono dichiarate dal produttore di rischio. Allora, noi abbiamo le diossine, circa 10 grammi dal 2007 al 2015, qui è finita l'energia del puntatore, quindi ci metto i policlorobifenili, circa 30 kg sono state emesse, queste sono tutte
cancerogeni di prima classe, sia le diossine che i policromi fenili, però quantità importanti di cromo e composti, 6 tonnellate e mezzo di cromo emesse nell'aria della città dal 2007 al 2015 in base all'autodichiarazione del produttore di rischio. 648 kg di cadmio, quasi 4 tonnellate di nichel, 1 tonnellata e 400 kg di mercurio, 1 tonnellata di piombo, quantità importanti anche di gas, PM10, ossidi di azoto, vedete anche le emissioni in acqua. Ora, il problema dal nostro punto di vista, questo è perfettamente legale, nel senso che in base all'autorizzazione integrata ambientale, l'acciaieria si impegna ad usare le migliori tecnologie disponibili, best available practice, quindi dice che non può fare di meno. Su questo si potrebbe aprire un contenzioso, però è tanta roba, e noi come medici, anche se è legale, non possiamo che dire che non va bene, perché noi siamo i medici. Io non posso dire a una popolazione che si getta in aria 6 tonnellate di cromo in 7 anni e che va bene, e che tutto è sotto controllo. Io non mi sento di dire, e credo che noi come medici siamo pagati per fare questo lavoro. Oh, poi, ecco, su vedete, qui ho fatto anche i grafici, no? Su tutte queste sostanze che sono autodichiarate, che sarebbero anche interessanti. Vedo la diossina, sembra che ha avuto un picco nel 2012 e poi è diminuita, ma sono dati del produttore di rischio. Ci possiamo fidare? E io vi dico, no. Cioè, il dato deve essere prodotto da un soggetto indipendente, da un soggetto che non abbia conflitto di interessi, o comunque noi vogliamo che ci sia un controllo su queste cose. Peraltro poi vi faccio vedere anche che se vediamo il piombo emesso in acqua, che è questo qui, questo è un dato rilasciato nel 2013 e noi siamo andati a vedere lo stesso dato aggiornato nel 2013. Allora, questo è del 2015 e questo è del 2013. I dati sono diversi, perché il produttore di rischio può intervenire sull'archivio e modificare le proprie dichiarazioni. Quindi questo io sintetizzo dicendo, ok, questo ci dà la certezza che almeno questo c'è, però non ci dà alcun segnale per quanto riguarda i trend e per quanto riguarda i miglioramenti. Poi ci sono le emissioni in discarica, che sono importanti, perché sono tutti i camion che portano, no, tutte queste sostanze. Qui avete i due grafici che dicono rifiuti pericolosi, sono circa 80-100.000 tonnellate all'anno di rifiuti pericolosi, e ricordiamo anche questo che nel 2007, durante gli scavi di costruzione di un tunnel, è stato trovato un lago sotterraneo di cromo esavalente, la falda. Lago sotterraneo di cromo esavalente nel 2007. Allora, vediamo un po' sulle matrici. Allora, sulla contaminazione dell'aria abbiamo avuto, io qui lo richiamo solamente, ma questo bellissimo studio che ha fatto l'Università La Sapienza di Roma, che permette di capire, per esempio, no, diffusione del nichel, diffusione anche di altre sostanze, che c'è una differenza, c'è un impatto importante sulla matrice aria della città. Abbiamo anche prima avuto studi sui licheni epifiti, noi lo sapevamo già, questo era uno studio che aveva fatto l'ARPA a suo tempo e dimostra con chiarezza che il grado di sviluppo dei licheni epifiti varia da territorio a territorio ed è molto più, come dire, molto, i licheni mostrano alterazioni molto gravi in determinate zone della città, che sono quelle che stanno intorno all'acciaieria e che comunque sia risentono anche dell'effetto degli inceneritori. I metalli anche, noi siamo potuti andare a vedere la presenza di arsenico, per esempio, è rilevante nei licheni epifiti. Qui vado veloce. E ancora, la famosa contaminazione delle matrici aria ed alimenti con metalli pesanti, questo è il cromo sull'insalata, il famoso cromo sull'insalata. Ce n'è una quantità incredibile, il cromo sull'insalata. Io mi ricordo che il direttore generale dell'Ars del Tempo disse, vabbè, ma qual è il problema? Insalata la lavi. Sì, ma che ragionamento è? L'insalata, ma l'aria la respiri, quando anche poi l'insalata la lavi e non ci resta niente. Quindi anche qui abbiamo un'evidenza forte, no? Poi abbiamo trovato uno studio sulla contaminazione della matrice acqua del fiume Nera da metalli pesanti,
Questo è uno studio che era stato commissionato dalla stessa ThyssenKrupp e sono andati a vedere un'alga e hanno visto la concentrazione di metalli pesanti a monte e a valle. È inutile che vi dica che la concentrazione di metalli pesanti a valle era molto superiore di quella che c'era a monte, ma questo significa, insieme ai dati che abbiamo fatto vedere prima sulle emissioni in acqua, che nel fiume Nera vengono riservate, vengono riversate quantità importanti di inquinanti che poi dove vanno a finire? Vanno a finire tutta la falda fino alla diga che sta giù vicino a Orte, però, capito, Tevere e Roma, ma al di là di tutto queste sostanze che effetto hanno sulle coltivazioni del luogo? E ce lo dobbiamo porre, perché sono problemi che ci dobbiamo porre. Poi ecco, c'è questo studio bellissimo che ci ha presentato la Claudia Cocozza attraverso quest'uso interessantissimo delle querce, no? Anche qui dimostra che noi abbiamo diversi strumenti per leggere la stratificazione dell'inquinamento nel tempo. Peraltro io avevo una domanda, ero stato colpito dalla presenza di uranio in una quantità anche rilevante, sarebbe interessante capire questo uranio da dove viene, perché poi sono tutti i rottami che possono essere usati, eccetera, eccetera. Ma adesso, senza voler correre troppo, poi sentiremo l'esperta che cosa ci dice, che cosa ci dice su questo. Poi ci sono due biomonitoraggi, questi sono stati realizzati su un campione di donne in età riproduttiva, uno studio centralizzato fatto all'Istituto Superiore di Sanità, sono andati a vedere diossine e furani, e nel Ternano noi abbiamo comunque una contaminazione nel sangue delle donne di quantità non particolarmente allarmanti, ma comunque sia significative, di diossine e furani. Poi capite, quando parliamo di diossine e furani, noi dobbiamo dire che sono sostanze che in natura non ci sarebbero state. Quindi tu introduci in un corpo che non è abituato a metabolizzare queste sostanze, delle sostanze che hanno un effetto patogeno. Le donne ce l'hanno tutte. Qui a Terni si sono, visto che avevano fatto il campione, sono andati anche a vedere gli FOAS e gli FAS, che sono quelle sostanze che adesso stanno in Veneto, eccetera, eccetera. Le hanno misurate nelle donne e le hanno trovate anche nelle donne, anche se lì sarebbe stato più interessante andare a misurare negli uomini, perché sono interferenti endocrini che funzionano come antiandrogeni in sostanza e hanno un effetto, avete letto sulla stampa, gli uomini con l'ipertrofia mammaria, gli operai delle industrie tessili, eccetera, eccetera, la riduzione dell'asta del pene, la riduzione degli spermatozoi, eccetera, eccetera. Stiamo parlando, ecco, anche di cose che non vanno a finire in ospedale, perché queste cose qui in ospedale non ce vanno. Però noi, quando parliamo di prevenzione primaria, ne parliamo perché vogliamo che la popolazione non sia esposta a queste sostanze. Quindi cosa ci dicono i monitoraggi? I monitoraggi ci dicono che intanto i dati del registro europeo evidenziano, pur avendo limiti costitutivi, che viene messa nell'area della città, nelle acque del fiume Nero della Traversa, nelle discariche per rifiuti tossici e nocivi che insistono sul territorio, negli anni 2007-2015 quantità spesso importanti e talora impressionanti di diossine, furani, policlorobifeneli, cromo, nichel, cadmio, arsenico, mercurio, piombo, NO2, PM10, eccetera. E in base alle conoscenze di epidemiologia inferenziale, noi non dobbiamo aspettare di contare i morti. Guardate, qui si è realizzata una cosa strana, per cui praticamente le conoscenze scientifiche che dicevano che la diossina è cancerogena sicuramente, non vengono prese in considerazione, perché si aspetta di vedere se su quel territorio muoiono le persone in quantità statisticamente significativa, peraltro con metodi che potrebbero essere scritti. Questo sul piano etico, io come medico, dico che non va bene, perché i cancerogeni vanno eliminati. Guardate, tra un po' noi faremo un secolo che gli scienziati nazisti hanno scoperto i cancerogeni, perché gli scienziati nazisti, che erano per carità poco desiderabili, ma non erano scemi, si erano accorti che i metalli pesanti erano cancerogeni. È passato un secolo, ma i metalli pesanti non li abbiamo tolti all'ambiente. I cancerogeni non li abbiamo tolti all'ambiente, e questo è un problema evidentemente su cui noi dobbiamo cercare di ragionare e su noi dobbiamo cercare di intervenire. Quindi da tutto questo discorso, e concludo, scusate se l'ho fatta lunga, poi diamo anche alcune indicazioni, noi siamo preoccupati della rigerarchizzazione delle conoscenze epidemiologiche. È un po' come col cambiamento climatico, si sa che alcune sostanze alterano il clima, però chi le produce è sordo, non ci sente. Così come i cancerogeni, si sa che fanno male, però chi li produce, no, vediamo un po' se muoiono di più, perché se non muoiono di più, che li leviamo a fare?
va bene, cioè, noi non possiamo accettare un discorso del genere. Le matrici, ecco, carino il discorso sugli alberi, l'albero ci fa quasi da registro delle emissioni, della qualità, no? delle matrici ambientali, ma noi più che puntare ad avere registri tumori, che per carità sono importanti, dobbiamo avere il registro delle emissioni, anche perché la domanda è, se per ipotesi riuscissimo a portare ThyssenKrupp o i gestori di inceneritori o il traffico o il riscaldamento a diminuire le emissioni, come facciamo ad accorgerci delle emissioni di rimanesco? Dobbiamo avere una misura seria degli inquinanti sul territorio. Ci vuole il registro sulle emissioni e la qualità delle matrici ambientali, gestito in assenza di conflitto di interessi, perché se c'è il conflitto di interessi non andiamo da nessuna parte. Ancora, ecco, quindi noi, avevo accennato, noi chiediamo che lo Stato, e in particolare ci rivolgiamo alle forze politiche che oggi hanno la possibilità di fare queste scelte, la ministra Grillo è iscritta ad ISDE, quindi noi abbiamo, come dire, particolari attese nei confronti della ministra Grillo. Noi auspichiamo e chiediamo come società scientifica che il nuovo piano della prevenzione contenga misure che costringano il produttore di rischio a ridurre i cancerogeni dal 2019 al 2020 e che mettano in condizione i tecnici locali di portare a casa qualche risultato, perché sennò con ThyssenKrupp non ce la fai. Ecco, qui io sono andato a cercare un po' in letteratura, in Massachusetts l'hanno fatta di ridurre i cancerogeni, si sono messi là con gli ingegneri, certo devi cambiare il ciclo produttivo, però hanno ridotto la quantità di cromo, hanno ridotto la quantità di niente, quindi si può fare, il problema è che tocca tirare fuori i soldi, ho capito, però soldi contro salute e noi non possiamo restare per la salute, e poi i soldi i padroni ce l'hanno, diciamo, fatemi fare una battuta populista. È il momento che li tirino fuori, perché ce n'hanno pure troppi, anzi, mi pare, ultimamente. Quindi si può fare. E la proposta, ecco, poi, che introduce anche la seconda parte della discussione di stasera, è quella degli ecodistretti. Noi come ISDE abbiamo fatto questa, non possiamo correre un territorio là, una volta a Trestina perché c'è la fabbrica che fa il biossido di titanio, un'altra volta a Borgo Giglione perché la discarica ha ripreso. Poi andiamo in Val Nestro dove sono state disperse 4 milioni di tonnellate di cenere centrale, poi ci sono i due cementifici di Gubbio, poi qui a Terni abbiamo detto c'è la fase, c'è, insomma la situazione è molto complicata, non possiamo correre dietro alle singole situazioni di squilibrio, dobbiamo mettere in campo una proposta di politica sanitaria e ambientale che salvaguardi i territori nel lungo periodo da usi improvvidi e sconsiderati da parte dei produttori di rischio, perché il produttore di rischio purtroppo fa i soldi. È così. Allora noi dobbiamo cercare di portarlo in una situazione diversa. E allora in questa direzione noi cominciamo a parlare di ecodistretti. Dobbiamo, pensiamo all'Umbria, dividiamo in ecodistretti in base a caratteristiche della falda soprattutto, e lì andiamo a misurare alcune cose, a fare delle operazioni che sono sostanzialmente semplici. Adesso ve le leggo. La prima cosa da fare è, noi dobbiamo assumere che il territorio è un bene comune e le matrici non possono essere disponibili, cioè tu puoi fare i soldi bene, ma non puoi venire sul mio territorio a inquinare la falda, perché la falda poi per ripulirla, ammesso che possa essere ripulita, perché io vorrei vedere le evidenze sulle bonifiche, una falda profonda, qualcuno dice ciò in un 1000-1200 anni, sarà un'esagerazione, anche fossero 100 anni. Quindi noi consegniamo ai nostri figli una cosa sporca che devono metterci 100 anni per ripulirla. Non so ai nostri figli quante ce ne diranno, ma credo che se ce le dicono ci hanno ragione. Quindi sul territorio le matrici non possono essere disponibili ad usi che ne alterino la qualità. Due, le agenzie che noi paghiamo con le nostre tasse, anzi ARPA per esempio ha una capacità analitica, soprattutto per l'aria, che è incredibile, devono caratterizzare le matrici complessivamente. A noi va bene fino a un certo punto sapere che il ferro è più basso del limite, ma io voglio sapere la matrice aria, la matrice acqua, la matrice suolo, che inquinanti c'ha e quali sono i fattori di pressione, lo sanno, lo sappiamo. Terzo punto, abbattiamo le emissioni trasformando le produzioni in economia circolare. L'economia circolare è un concetto importante, è venuto fuori da poco, non ci avevano pensato manco nel primo ciclo di costruzione del socialismo, lì si pensava a produrre la merce, ma in realtà quando produci la merce devi separare il ciclo tecnico dal ciclo biologico,
Oggi c'è ricchezza, oggi produciamo anche troppe cose rispetto a quelle che c'è. Bisogna reingegnerizzare i sistemi produttivi e fare in modo da separare il ciclo tecnico dal ciclo biologico. Questa è l'economia circolare, ci sono dei fondi. Qui a Terni sono arrivati un sacco di soldi col discorso dell'industria 4.0, che è... Non c'è ancora arrivato. Comunque potrebbero arrivare. La domanda è, vogliamo vedere se questi soldi possono essere utilizzati per ragionare in termini di economia circolare? Non è una domanda peregrina, visto che abbiamo tonnellate di cancerogene. E poi il quarto punto, quello di cui stiamo parlando adesso, l'audit, è che o la gente si rende conto che il vero potere, come dice Greta Thunberg, appartiene a loro, e allora noi riusciamo a difendere i territori, se no succede come in Valnestra, 4 milioni di tonnellate di energia centrale usate dai cittadini e buttate qua e là. Adesso in Valnestra vogliono aprire una nuova fabbrica di vetro, 80 posti di lavoro, 35 kg di metalli pesanti buttati nell'aria come minimo, più un inquinamento ulteriore su un territorio che è già inquinato. Un consigliere comunale di Pegara mi ha chiesto: ma quante fabbriche possiamo fare su questo territorio? Bravo, bella domanda. Dipende dai limiti e dalle potenzialità del territorio. Quindi noi oggi qui che cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di ragionare insieme agli esposti del Ternano su quali sono i limiti e le potenzialità. E poi portiamo avanti una proposta, questa degli ecodistretti. È una proposta velleitaria? Certo, è il contrario di tutto quello che dice la normativa attuale. Stiamo anche lavorando con la Law Clinic di Perugia, poi ci sarà l'intervento della professoressa Marella, se riusciamo a collegarci, per fargli fare una proposta di legge. Ma noi sappiamo che se andiamo in consiglio regionale con una proposta di legge facciamo la parte dei Pierini, è difficile che passi. Oggi noi vogliamo discutere insieme ai comitati ambientali se questo discorso dell'ecodistretto, per i problemi che ognuno affronta, può essere utile, come va modificato, come va adattato. E però noi che cosa possiamo fare? Possiamo incominciare in ogni territorio, quando arrivano quelli dell'acqua, quelli della regione, non a chiedergli il ferro com'è, il manganello, no, noi vogliamo sapere la matrice complessivamente. In questo modo Trestina lo chiede, Città di Castello lo chiede, Gubbio lo chiede, Terni lo chiede, Città della Pieve lo chiede, facciamo pressione sul decisore affinché vengano finalmente monitorate queste matrici e speriamo di fare la nostra piccola parte. Poi certo ci vogliono gli impegni politici, non sappiamo come va a finire. Io vedo che i produttori di rischio non ci sentono, questo è il succo del discorso, evitano, però sta a noi continuare a fare la parte degli esposti e zitti. Quindi ecco, ISDE vi dà una mano in questa direzione.